Ovviamente. Ancora una giornata in Abruzzo del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta questa mattina agli Stati Generali sulle disabilità intellettive e disturbo del neurosviluppo, appuntamento organizzato a Città Sant'Angelo dall'ANFAS Abruzzo in collaborazione con quello nazionale. Un percorso di approfondimento importante per dialogare e confrontarsi con tutti gli attori coinvolti, dalle persone con disabilità alle famiglie, passando per le istituzioni e le associazioni del terzo settore. Il ministro ha anche ricordato i punti di forza e di criticità con uno sguardo sull'Abruzzo. Le criticità secondo me stanno molto ancora nella frammentazione, soprattutto dal punto di vista istituzionale nei campi della sanità, sociosanitario, socioassistenziale e sociale. Ecco, invece dobbiamo iniziare a pensare che attraverso anche proprio l'introduzione del progetto di vita, per prendersi cura e carico e farsi carico di un percorso di vita di una persona con disabilità è necessario mettere insieme tutte queste aree di intervento, perché la persona è una e ha bisogno sicuramente delle medicine, delle terapie, ma ha bisogno anche di tutta una parte di vita ricreativa, affettiva e sociale. E sicuramente il punto di forza, soprattutto nel nostro paese, è un mondo del terzo settore, dell'associazionismo e delle famiglie che è sempre in fermento e che sta veramente realizzando tantissimi progetti, sempre più anche sostenuti dalle stesse istituzioni. Ministro, lei ieri ha visitato alcune strutture in Abruzzo, in provincia di Teramo, si è fatto un po' un'idea? Assolutamente sì, non è la prima volta che vengo in Abruzzo e davvero il valore dei servizi e delle progettualità che ho potuto visitare anche in questi giorni è straordinario. Penso che si possa fare sempre di più e sto pensando a come, soprattutto anche a livello nazionale, incentivare, valorizzare e incoraggiare l'inclusione lavorativa che tante realtà del terzo settore stanno portando avanti davvero molto bene nonostante gli anni difficili. Ieri ho avuto anche l'occasione di visitare alcune fattorie sociali come Rurabilandia e tanti altri che stanno seguendo questo percorso di inclusione lavorativa nella ristorazione, nella produzione di prodotti, no, del territorio, e io credo che vada valorizzato.